Noi lavoriamo principalmente nel settore dell'agricoltura, in particolare nell'agricoltura di precisione, e forniamo soluzioni tecnologiche, tra cui OPI, che è l'acronimo di Osserva, Previeni ed Intervieni, che è un sistema composto da sensoristica in campo, cioè sensori che rilevano i dati climatici, e un software che permette appunto, ecco, in qualunque posto del mondo mi trovo, di controllare cosa accade nel mio campo. Attraverso l'utilizzo poi del machine learning e quindi dell'intelligenza artificiale, riusciamo a avvisare 7 giorni prima, in questo caso gli agricoltori, appunto dell'arrivo di una malattia. Riusciamo a suggerire quello che è il fabbisogno idrico per una pianta, cioè quanta acqua devo dare alla coltura o il giusto momento appunto per l'irrigazione. Tecnicamente come si arriva a questo? Attraverso un software che è consultabile da qualsiasi dispositivo mobile ed incrocia tutti quelli che sono i dati climatici con un indice semaforico giallo, rosso e verde su quelle che sono poi le azioni da compiere in campo. Il sistema non sostituisce né in questo caso l'agronomo né l'agricoltore, ma lo supporta con conoscenza appunto su ciò che avviene a livello microclimatico, su quelle che, che sono poi le azioni che deve compiere per la coltivazione e per la migliore riuscita del raccolto. Quindi in un certo qual modo è anche personalizzato il... Certo, noi abbiamo una visione verticale che va per coltura. Oggi siamo attivi sul mercato delle insalate e della quarta gamma, quindi delle insalatine che comprate in supermercato. E siamo ora, iniziando su appunto nuove colture, tra cui pomodoro, fragola e piccoli frutti. Che richiesta c'è? Noi abbiamo iniziato con ingresso nel mercato nel 2018, abbiamo estate 2018, abbiamo già numerosi clienti qui in Italia e qualcuno all'estero, e quest'anno ci prepariamo ad incrementare praticamente quella che è la scalata commerciale del prodotto sul mercato italiano.